Stasera abbiamo un incontro con Paolo Rumiz, un famoso scrittore italiano molto esperto di quest'area centro-orientale e dell'Adriatico. La civecera sima mosusret sa piscem, i puto piscem Paolom Rumizom, koji je stručnjak za ovaj dio Europe, centralno-evropskog dijela Europe. Che ha compiuto molti viaggi in quest'area e ha scritto diversi libri su queste bellissime terre. Koji je puno proputovao i koji je napisao puno lijepih knjiga o ovoj zemlji. E lui parlerà di come nascono queste storie, di come nascono i suoi viaggi, di come si scrivono i libri, delle esperienze che gli sono successe in queste terre, fra l'Italia e la Croazia. Znači, pisati će, govoriti će o svojim knjigama, o tome kako nastaju njegove knjige i o događajima koje je doživio na ovim prostorima. Parlerò dell'importanza dei piedi nella scrittura, delle scarpe, della necessità di conoscere le proprie terre, ma anche le terre degli altri, attraverso una progressione lenta, senza mezzi aggressivi o arroganti. Znači, govoriti ću o nogama, o cipelama, o tome kako su važni za upoznati svoju zemlju i upoznati druge zemlje na jedan neagresivan i spori način. Sono 13 anni che pubblico ogni estate un grande racconto di viaggio sulla Repubblica e l'indice dei lettori è sempre molto molto alto. Znači, već dugi niz godina, quanti 13 anni, već 13 godina objavljujem svake godine u dnevnom listu La Repubblica svoje dnevnike sa svojih putovanja, a čitanost tih dnevnika je uvijek jako, jako visoka. Perché evidentemente internet non basta. Znači, internet nije dovoljan, očito. Abbiamo bisogno di incontri e ci sono molte persone che non possono viaggiare e che viaggiano attraverso i racconti degli altri. Znači, internet očito nije dovoljan, jako puno ljudi ne može očito putovati i potrebno im je čitati tuđa putovanja da bi upoznala druge ljude.